appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare è un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente.
Però dovremmo esserci, abbiamo recuperato l'audio. Abbiamo recuperato l'audio, quindi andiamo a ripetere quello che è successo mentre stanno uscendo i piloti della seconda batteria. Billy Joe in pole provvisoria, un primo 31 secondi, 124 millesimi, con 4 decimi di vantaggio nei confronti di Crick, poi Cree e poi Kuntra, ricordando che quella di questa sera può essere la gara decisiva, il sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima dell'ultimo appuntamento che sarà la gara Endurance, la più lunga della stagione, fra 7 giorni ad Imola, qui a Laguna Seca, si può decidere già la sorte del campionato in favore di Billy Joe, che ha vinto i primi 4 appuntamenti consecutivi della stagione, lasciando poi solo le briciole agli avversari. Infatti solo 7 giorni fa sul circuito scozzese di Bannockbrae Billy Joe ha conquistato la seconda posizione, lasciando la vittoria a Crick, anche in questo momento l'unico suo vero rivale in classifica, sulla quale questa sera può chiudere i giochi. Ovviamente prima non ci eravamo sentiti, ma a fianco in cabina di commento, mentre si sta lanciando AM, che è il primo della seconda batteria, c'è Jacopo Rochita. Buonasera a tutti ragazzi, buona qualifica e buona gara, ciao Luca. E allora si lancia AM. Vediamo se potrebbe battere Cree, perché Cree effettivamente non ha fatto un gran tempo, è lontano un secondo e tre dal tempo di Billy Joe. Già Crick si è inserito fra i due e magari qualche altro pilota potrebbe inserirsi, mettendo ulteriormente in una posizione difficoltosa Cree in vista della gara. Mamma mia, che controllo di AM in uscita di curva 3, poi la 4 e la 5, ne discutevamo prima, microfoni spenti, non molte curve qui a Laguna Seca hanno un nome, abbiamo solamente il primo tornantino che è l'Andretti Airpin, poi qui in salita verso curva 6 e poi la salita che porta al cavatappi è anche conosciuta come il Rahal Strait, che porta al cavatappi, seguita dalla curva Reni e poi curva 9, 10, 11 per andare sul traguardo senza nominativi. Stretto, vediamo se addirittura vado a battere qualche birillo a M, però credo abbia trovato comunque un'uscita brillante, l'uscita del cavatappi, ha prediletto la velocità di uscita, quella di entrata, ma che rischio fuori dalla 9 per AM, questo potrebbe compromettere pesantemente il suo giro, anche perché è uscito molto lento anche dalla curva 10, tant'è che non è andato a prendere neanche il cordolo in uscita. Vediamo il riferimento, che ricordiamo è Potrebbe piazzarsi in seconda fila, e infatti la mette in quarta posizione a 1,7. Senza quell'errore avrebbe scavalcato Cree, quindi questo ci fa pensare che Cree ha fatto più di una sbavatura nel suo giro veloce. Sì, è quello che dicevamo a microfoni spenti, probabilmente la possibilità di questo secondo gruppo di finire soprattutto alle spalle dei primi due è molto ampia. Motorino, mamma mia, aggressivo tantissimo, ma credo che abbia preso il taglio. Eh sì, credo di sì. Intanto arriva anche Mr. Chris. Mr. Chrisit va ai box, quindi è arrivato un 1.33.5 in 2 secondi e 3. Motorino 1.42, quindi anche lui giro lentissimo, un errore. Quanti errori che stiamo vedendo, devo dire la verità. Vediamo Motorino, va ora sul traguardo, 34.5, era in ultima posizione, migliora e non di poco, ma rimane in ultima posizione Motorino, che era stato grande protagonista della gara di 7 giorni fa a Bannockbrae. Sì, diciamo Luca che è l'unico ad approfittare comunque di un po' di errori del primo gruppo, che era il gruppo più veloce ovviamente guardando la classifica, e quindi di Cree e di Kuntra, è stato AM che si è piazzato in seconda fila al quarto posto. Tutti gli altri hanno comunque fatto dei tempi molto più alti rispetto alla prima batteria. Questo può anche significare che la pista non sia così cambiata nel corso di questi minuti che sono passati, comunque delle vetture che sono transitate. Adesso vedremo un po' ex Dr. House e Sanna cosa potranno fare, visto che saranno gli ultimi due della batteria. Parte credo per prima ex Dr. House e poi Sanna. E intanto in sovraimpressione stiamo vedendo quella che è la classifica del campionato piloti, con Billy Joe al comando, 127 punti contro gli 88 di Cree e
i 74 di Crick, quindi attenzione perché Crick può ancora giocarsi la seconda posizione nei confronti di Crick, e invece con 39 punti di ritardo nei confronti di Billy Joe ha una strada decisamente in salita con soli due appuntamenti alla fine del campionato. Poi Kuntra, AM, Mr. Crisit e via via tutti gli altri. Andando invece a dare uno sguardo anche a quella che è la classifica del campionato costruttori, lì la lotta invece è decisamente più aperta perché sono con 127 punti cada uno in vetta alla classifica i Tavuto Racing e Ital Petroli, che però vedete, guarda caso, ha lo stesso quantità di punti di Billy Joe. Infatti è un team rappresentato dal solo leader del campionato, mentre Tavuto Racing si presenta in pista rappresentato nei colori da Cree in seconda posizione e da Shigasaki, che oggi in questo momento occupa la settima casella. Sì, diciamo che possiamo dire che Billy Joe fa parte del team dei privati, insomma. Sì. Il classico team, diciamo, fai da te, che c'era soprattutto negli anni 90, no? Quando si facevano le competizioni di turismo, dove in Italia il turismo, soprattutto ruote coperte, andava per la maggiore. Tanto ex Dr. House e il nostro Sanna stanno per ultimare il loro giro di preparazione, ecco il giro che inizia per quanto riguarda ex Dr. House. Intanto parte quindi ex Dr. House, Sanna sono gli ultimi due che vanno a chiudere questa sessione di qualifica, terza e ultima batteria composta quindi da loro due. Vediamo il riferimento da battere, ricordiamo sempre un primo 31-124 da parte di Billy Joe, subito una sbavatura all'uscita dell'Andretti Airpin per ex Dr. House, che direi che ha sfruttato decisamente poco la pista. Direi che Sanna ed ex Dr. House purtroppo non stanno facendo delle buone prestazioni. Non è però eccezionale il rilevamento di motorino, quindi attenzione perché magari quel 34,5 potrebbe essere attaccabile per non partire proprio in fondo. Sì, diciamo che comunque il gap c'è tra i primi e diciamo la metà classifica, e quindi comunque la possibilità di insediarsi lì nel mezzo comunque è molto alta. Vediamo un po' ex Dr. House come affronta il cavatappi, sembrato molto più in difficoltà in ingresso, buona l'uscita per il pilota numero 2 che adesso affronta l'Arini, una curva che è molto difficile, palla precisa, riesce comunque a controllare bene la vettura. Mi sembra che potrebbe lottare comunque per la terza fila il buon ex Dr. House. Vediamo stato un po' cosa dirà il tempo. Un po' conservativo nella prima parte del giro, più di una volta l'abbiamo visto non arrivare completamente al limite della traiettoria in esterna. Anche qui infatti deve controllare la macchina, non ce la fa a uscire, a mettere giù tutta la potenza. Infatti si mette solo in nona posizione con 9 decimi di ritardo da motorino, che è in ottava. Ora sta arrivando Sanna. Se vuole battere ex Dr. House per non partire in ultima casella, la numero 10, deve battere un primo 35 secondi 481 millesimi, un po' meglio di ex Dr. House all'uscita dell'ultima curva, e si mette in ottava posizione, scavalcando anche motorino di un decimino. Ed eccola qui la classifica finale con il leader del campionato Billy Joe, che si conferma ancora una volta velocissimo, conquista una nuova pole position che gli porta già un punto extra, che porta quindi in questo momento da 39 a 40 punti il suo vantaggio nei confronti di Cree. Crick invece sarà in seconda posizione proprio davanti a Cree, e magari potrebbe essere interessante vedere se Crick avrà la possibilità di mettere davvero in pericolo la seconda posizione in classifica di Crick, che con un Billy Joe così in forma deve davvero sperare in un miracolo o in un errore del leader del campionato per poter rientrare prepotentemente in lotta per il campionato in vista dell'ultima gara. Quello che ho visto, diciamo, anche bene non in questa qualifica è stato Kuntra, perché è stato comunque anche sorpassato da M e non ha fatto neanche lui un gran bel giro. Diciamo che ha un po' rimescolato le carte questa qualifica, sembra che però comunque Billy Joe sembra fare da padrone. Come vediamo in intermedi ha guadagnato tantissimo nel T1 e nel T3, mentre si difende bene Crick nel T2.
mentre andando a vedere proprio i tempi di Cree, ha fatto un ottimo primo settore, il migliore di tutti, ma ha perso poi 9 decimi nel settore centrale, forse l'ha data un pochettino su perdendo mezzo secondo abbondante anche nell'ultimo settore, forse un pelino frustrato dall'errore nel settore centrale, perché sono sicuro che è un errore visto che anche alle sue spalle AM ha girato decisamente più veloce, 25.4, 25.8 di Cutra, quindi insomma attenzione, è il più lento di tutti praticamente, tranne attenzione motorino, guarda il settore di motorino, perché primo e secondo settore non era male, occhio che potrebbe lottare per la parte centrale del gruppo. Motorino ha fatto sicuramente un errore nell'ultimo settore, 36.7, il terzo settore più lento di tutto il lotto, quindi sicuramente motorino ha molto di più da dare. Da questo punto di vista non ho molti dubbi. Vediamo, perché sarà una gara molto interessante. Non dimentichiamo che c'è l'obbligo di pit stop, la sosta obbligatoria all'interno della gara di questa sera qui sul circuito di Laguna Seca, che è un circuito molto corto tra l'altro, e ricordiamo che poi il pit stop può essere fatto in qualsiasi ordine di giro. Sì. E quindi potrebbe anche vedere molti piloti fermarsi nel primo giro e poi arrivare fino in fondo, quindi dobbiamo tenere bene d'occhio chi va in box, se è per contatto o per strategia, perché potrebbe rivoluzionare molto l'esito del Gran Premio. Assolutamente sì, non ho molti dubbi. Intanto i piloti ovviamente ora sono tutti quanti in griglia e si stanno preparando per la partenza, gli ultimi rituali, gli ultimi aggiustamenti prima del semaforo verde, prima del via di questo penultimo appuntamento della stagione qui su Formula Italia Team con Project Cars 2, questo BMW M3 Historic Championship, questa vettura che ha segnato la leggenda di BMW e anche della Factory M, la Factory sportiva di BMW, come sono AMG per Mercedes, Abarth per Fiat, attualmente anche Cupra per Seat. Sì, e soprattutto diciamo che sono le prime auto, cioè le auto più famose per quanto riguarda il turismo, il Super Turismo, il DTM, comunque sono macchine storiche che hanno fatto veramente appassionare tantissimi tifosi. Macchine molto scorbutiche, abbiamo già visto come perdere il posteriore è un attimo difficile da controllare, tanta potenza, tanto cuore, diciamo il vecchio cuore passato del motorsport, insomma. Assolutamente sì. E allora ci siamo con le luci che si stanno per accendere a dare il via all'penultimo appuntamento stagionale. Allora il rombo dei motori con i piloti che danno col pedale del gas. Attenzione! Attenzione! Oh. Falsa partenza di Crick! Falsa partenza di Crick! Attenzione, perché dietro gruppo particolarmente acceso c'è Kuntra che è balzato in terza posizione. Certo. Brutto scatto di Cree. E ora attenzione alle penalità, Jacopo. Non so se tu hai delle informazioni della direzione gara, mentre attenzione dietro anche. Mister Cree. Vedo tanti con qualche segnale di informazione, però non riesco a capire se sono tutti per quanto riguarda la falsa partenza. Dietro vedo Cree che sta cercando di rimontare. E Cree è partito malissimo comunque. Cree accende le luci, l'unico del gruppo come a voler farsi strada. Nel frattempo Billy e Crick si prendono la prima posizione, ma ripeto, guardando quello che si è visto dalla modalità spettatore, è molto probabile che Crick abbia anticipato lo start. Sì, perché si è visto proprio che ha lasciato. Attenzione, l'errore di Cree, che nel tentativo di rimanere attaccato a Billy Joe commette subito l'errore prima della Bobby Straight, ma della Rara Straight, scusami, Bobby Rush popolare. Sì. Cree si sta riportando subito nel codone della vettura di Crick. Ho visto tutto un grande scatto di Kuntra, non vorrei che anche in quel caso ci sia stata un po' di confusione. Attenzione, l'errore da parte di credo fosse Sanna, e motorino ha perso dietro il contatto. Andiamo a vedere, ci sono già i primi pit stop, vediamo di Mr. Crisit. È Mr. Crisit, vediamo se è un pit stop o se è un pit stop. Quindi strategia subito aggressiva per Crisi. Là davanti Billy Joe, Luca è andato via un secondo e sei rispetto a tutto il gruppo. Sembra che non ci siano state comunque false partenze, anche se sembrava di sì, visto la partenza di Crick.
ma sembra tutto regolare in questo momento, nessun altro pilota è andato in box. Intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, salutiamo MyLady82 che per la prima volta scrive in chat e ci dà la buonasera, e ringraziamo Giombino per il follow che è appena arrivato in questo momento, grazie oh, a tutti. Shigasaki, attenzione perché Shigasaki, non dimentichiamolo, è il compagno di squadra di Cree e quindi un avversario importante nel campionato costruttori contro il solo Billy Joe e la sua Ital Petroli. Sì, dietro credo che ci sia stato un po' di contatti perché sia Dr. House che Shigasaki che lo stesso AM hanno perso tantissime posizioni, e ricordiamo che AM partiva quarto e quindi tante posizioni perse per lui. Là davanti tutto normale con Sanda che da ultimo si ritrova quinto. E c'è stata grande confusione in partenza, grazie a Giombino, blessing ragazzi, grazie. Allora Sanna quindi ha approfittato di tanta confusione in partenza perché siamo rimasti un pochettino spiazzati anche noi, perché eravamo convinti che ci fossero state diverse false partenze. Oh, mamma che controllo di Motorino, Motorino che secondo me sta cercando in tutti i modi di liberarsi dal traffico, perché almeno come dicevamo in precedenza guardando gli intertempi in qualifica aveva un ottimo passo, ma ovviamente nel traffico di Sanna che senza cattiveria ma è sembrato tutto tranne che più veloce di Motorino, sta perdendo tempo. Sì, sta perdendo tempo rispetto a Sanna che è molto più veloce, ma andiamo già subito a vedere i tempi. Là davanti Billy Joe gira in 1:31.412, seguito da Creek in 31.6 che cerca di non mollare la coda del leader del campionato, Chris 32.3 che sembra pagare tanto il ritmo gara, e poi pian piano i tempi salgono con 33.4 per Kuntra, 34.1 per Sanna e 33.9 per lo stesso Motorino. Diciamo che più o meno i tempi si equivalgono dalla quarta posizione in poi, invece dietro comunque si fa più fatica. Intanto Billy Joe, Jacopo ha fatto un pochettino quello che avevamo visto nella prima gara a Holton Park, primo giro pronti via, dopo essere scattato brillantemente dalle caselle ha messo subito un abbondante margine fra sé e la concorrenza, che ora ovviamente si deve fare le proverbiali sette camicie per andare al recupero. Sì, Billy Joe sta praticamente andando via, anche se però vedo che tutto il suo gap lo guadagna soprattutto nella prima parte di pista, poi nella seconda parte un po' si attenua, ma Billy Joe sta facendo un altro ritmo, 31.7 per lui contro 32.2 di Creek, il 32.1 di Creek cerca di rispondere al pilota là davanti, dietro Motorino non inquadrato, ha scavalcato Sanna credo all'ultima curva. Sì, probabilmente un errore di Sanna perché l'ho visto uscire molto piano, e infatti Motorino anche ha girato molto piano, 37.1 per 39.2 di Sanna, se le sono date di santa ragione forse. E arriva Shigasaki con 33.5 che non è male dopo il contatto con le barriere, comunque sembra che la sua macchina non abbia riportato grossi danni, addirittura ha riscavalcato Dr. House che si è fatto scavalcare dal suo compagno di squadra M e va alla caccia di Sanna. E allora vediamo se Shigasaki riuscirà ad andare a prendere Sanna, in teoria almeno guardando la differenza di passo dovrebbe arrivare a breve l'aggancio. Oh, si è girato Crick, ancora un errore. E gli era andata bene al primo giro dove si era salvato all'uscita di curva 6, affiancato da Kuntra che va all'interno, ancora affiancati con Cree che va ad utilizzare bello anche l'esterno alzando la polvere, alla fine Kuntra alza il piede, ma ancora una volta un errore di Cree che era stato fortunato al primo giro, stavolta si è girato. Sì, è classico errore di curva 5, molto facile perdere il posteriore perché una curva in banking ti ha voglia di aprire gas prima, ma se apri troppo peso con questa vettura il posteriore lo perdi in un amen, e quindi è stato costretto all'errore. Fortunatamente non credo abbia picchiato, se ha picchiato molto leggermente ha risposto all'attacco di Kuntra, e vediamo un po' se crea gap perché là davanti comunque Chris ringrazia e si piazza in seconda posizione, e questo ovviamente va ulteriormente ad aiutare Billy Joe perché con un avversario in meno in mezzo ora Cree in seconda posizione, ma si è aperto il varco che prima era occupato da Creek, e ora ci sono 4 secondi e 3 fra Billy e il primo degli inseguitori, Cree, che nell'ultimo giro ha girato in 32.1. Ancora una volta però si conferma un Billy Joe costante, preciso e che tende a non fare errori, cosa che invece sembra non essere ancora totalmente nelle vene della concorrenza, che qualcosa hanno sempre sul pelo, insomma sono sempre al limite.
Le immagini di Luca sono sì. su Shigasaki perché ha girato in 32.4, è il terzo più veloce in pista e sta andando a prendere un bel gruppetto davanti a sé. Per Shigasaki potrebbe essere una grande, se continuiamo questo passo potrebbe essere una grande opportunità quella di andare a chiudere anche in terza posizione, quindi mettere entrambe le vetture di Tabuto Racing sul podio in seconda e terza posizione contro il solo Billy Joe per recuperare punti. Attenzione davanti Motorino, che rischio ad alzare la polvere in uscita verso la salita del Royal Strait. Lungo, mamma mia, praticamente si è stoppato perché lì, infatti si sono toccati Shigasaki e Sanna. Ancora Shigasaki, gira Shigasaki, ancora un errore di Shigasaki, è andato a mettere la posteriore destra in via di fuga quando era in appoggio, proprio nel momento dell'accelerazione ha perso la vettura quando era a caccia di Sanna. Aveva secondo errore me è un errore grave perché non solo compromette la sua gara, deve ricominciare la rincorsa, ma soprattutto Sanna non era poi così veloce, forse non valeva la pena prendersi un rischio così elevato, spingere così tanto con un pilota che comunque magari di lì a uno o due giri prima o poi avresti superato. Sì, mentre arrivano le prime penalità, credo, perché vedo un Motorino segnalato con penalità in secondi anche e Mr. anche... scusami, è anche Mr. Crisit, anche lui penalità di qualche secondo che purtroppo non sappiamo quantificare, potrebbe essere 3 secondi dati dalla direzione gara. Là davanti Luca, l'unico che mantiene il passo del 31, è Billy Joe che sta scappando. Dietro vedo Cree che come passo anche in gara paga qualcosa rispetto a Crick, che potrebbe tornare sotto il distacco più o meno di 6 secondi, ma ancora la gara è molto lunga, 23 giri ancora da fare. Ed è comunque molto facile qua l'errore, abbiamo visto circuito vecchio stile e abbiamo visto dagli errori l'errore dietro all'angolo. Soprattutto la gara è ancora lunga, sesto giro di 29 in corso. Nel frattempo in chat arriva anche Anzi Drug Boy, l'abbiamo visto tante volte durante le dirette dei nostri campionati, dice che bello sto campionato ragazzi. Beh, sicuramente è un campionato molto stimolante da guidare, è bello impegnativo, insomma sono vetture vecchia scuola. Davanti ancora per la prima volta sale sopra il 32 Billy Joe in 32.6, dietro salgono anche loro quei tempi perché Crick fa 33.3 ed è il migliore dietro Billy Joe con 33.5 di Chris che perde altri due decimi, comunque il ritmo è molto simile. Anche Kuntra comincia a stabilizzarsi, 33.4 là dietro, invece Motorino che pensavamo avere un ritmo superiore rispetto ai suoi diretti rivali sta venendo recuperato da Sanna che giro dopo giro sembra guadagnare qualcosa Luca, quindi credo che tante battaglie possono riaprirsi. Assolutamente sì, infatti stavo per fare la tua stessa analisi, ovvero il fatto che Motorino non sta scappando, perlomeno a questo punto la mia idea è che non riesca a mettere sempre insieme il giro buono, ecco. Sì, ma quello che dicevamo prima, è una pista vecchio stampo, non permette errori, i cordoli poi soprattutto sono molto traditrici e quasi inesistenti, quindi la precisione di guida qua si fa... bella che importante per cercare di andare velocissimo e lo si vede comunque soprattutto da chi lo sta interpretando meglio come Billy Joe che ha veramente aperto un bel varco tra sé e i suoi immediati inseguitori. Sanna a meno di un secondo da Motorino, segue a 7-8 decimi mentre davanti Crick nell'ultimo passaggio ha girato un paio di decimini più veloci rispetto a Cree, 33.5 per Cree contro il 33.3, torna intanto sul 31 Billy Joe che va in 31.9, apre a 7 secondi quasi il gap nei confronti di Cree che gira in 33.0. Errore di Motorino, passa Sanna e vai box, ma sta andando pianissimo. Sì, vai box adesso Motorino che sicuramente farà la sosta e soprattutto bisogna capire anche la quantità di benzina. Sta andando piano perché credo che non ha chiamato i suoi meccanici ai box, Questo è un errore molto comune su questo gioco, infatti vengono adesso i meccanici. E infatti lui aspetta. No, c'è qua. E va sì, adesso, sì. Ha perso ai. Tantissimo tempo. Ma non hanno cambiato le gomme, eh? Può essere solo benzina, Neanche. Poca benzina, secondo me. Io non ho visto neanche il bocchettone messo. Ma non so se l'animazione è corretta. Credo che può essere che è partito col pieno e che ovviamente ha perso poca benzina e ha rimesso il pieno. Può essere pure perché sono passati solamente 8 giri di 29.
vediamo quella che sarà la strategia di Motorino, che ovviamente ora si trova in ultima posizione, lontanissimo dalla vetta, ma anche lontanissimo, vediamo, da AM. Da M, che è in nona posizione, e anche lui credo che ha commesso un altro errore, perché si trova molto staccato rispetto a Mr. Crisi. E Shigasaki, vorrei fare segnalare che anche lui ha preso secondi di penalità, quindi un po' piove sul bagnato per il pilota che sembrava essere molto competitivo nelle prime fasi di Gran Premio. Belligio davanti, intanto 31,7 contro 32,5 di Cri, 7 secondi il gap che si è aperto di nuovo. Cri che 7 giorni fa a Bannock Brae aveva beffato Belligio proprio dopo la sosta ai box a livello strategico, con Billy che poi si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo 4 vittorie consecutive nelle prime 4 tappe del campionato. Da notare, Crick e Cri praticamente sono quasi sugli stessi tempi, decimo Bravo. Più decimo meno sono lì ogni giro. Sì, infatti era quello che ti volevo far notare. Non vorrei che il problema che ha avuto Crick possa veramente essere fatale per la lotta al secondo posto, perché il ritmo tra i due è veramente identico, praticamente girano sullo stesso ritmo e l'errore potrebbe costare carissimo a Crick, che sta cercando in ogni modo, comunque in modo aggressivo, di recuperare dietro. Contra regolare sul 33 mantiene il suo ritmo, e occhio perché non è comunque lontano. Se davanti fanno un errore, eccolo che potrebbe sbucare di nuovo il pilota numero 33. 4 secondi di ritardo per Contra da Crick, a sua volta Crick è a 4 secondi da Cri, che ora però deve aver fatto un errore Billy Joe, perché è sceso a 6 secondi e mezzo. Vediamo di fare, infatti, 34,2 di Billy Joe. Pesante. Per Cri, che però non farà un tempo eccezionale, sarà sul 33. 33,2, sì. Con un secondo, forse poteva guadagnare qualcosa di più Cri. Comunque scende a 6 e mezzo il vantaggio di Billy Joe, che è comunque un margine di tutta sicurezza in questo momento. Oh, mamma, che ingresso! Oh. Che ingresso di Cri all'Andretti. Sì, veramente ingressi spettacolari all'Andretti. Abbiamo visto tantissimi piloti andare di traverso in inserimento di curva. Questo comunque, Luca, fa sì che comunque anche Billy Joe, che in questo momento sta andando più veloce, sta andando più veloce, non si deve deconcentrare, perché veramente un attimo rovinare tutto. L'errore non è concesso, sembra quasi essere a Monte Carlo, ma in realtà comunque lo spazio c'è. E comunque tutto ciò, non devi comunque sbagliare. Contra, guarda, Contra 42. Ah, mamma che erroraccio Contra. Piombato da 4 secondi a 12, quasi 13 secondi nei confronti di Crick. E c'è il compagno di squadra. Sta arrivando, sì. Sanna sta arrivando, anche se in teoria Sanna sta andando sul 34. Disconnessione. Attenzione. Sì, per Motorino. Motorino, ai ai ai. Ma forse qualche problema, perché mi sembrava un po' anomalo l'andamento di Motorino. Può essere, sì, sicuramente, anche perché ha avuto un problema grave prima del pit, perché per fermarsi significa veramente che c'era qualcosa che non andava. Guarda dietro, Luca, è in settima posizione Shigasaki, sta andando a riprendere Dr. House e gira sul 32,6, segno che come il pilota compagno di squadra di Chris, nel momento in cui a pista libera e non fa errori, gira veramente forte. Occhio perché comunque non sono molto distanti i piloti davanti a sé, e se guadagna questo ritmo qua 2 secondi a giro significa comunque portarsi quantomeno vicino alla quarta piazza. Magari anche a livello strategico potrebbe cercare di fare una magia da questo punto di vista, cercare di guadagnare qualcosa anche lì per ridurre ulteriormente il suo gap in pista, anche perché in questo momento il podio è comunque proibitivo, visto che nel migliore dei casi sta girando sullo stesso passo. Ora un 34,0 per Shigasaki, non all'altezza del 32,9 di Cri e del 32,5 di Crick, mentre Billy Joe continua a confermarsi più veloce in 32,1, ma dicevo comunque Shigasaki in questo passaggio ha guadagnato 8 decimi di secondo nei confronti di ex Dr. House, che è in sesta posizione e ha girato in 34,8,50. Si conferma comunque il trend positivo per Crick nei confronti di Cri, perché ogni volta guadagna qualcosa nei confronti del suo rivale. Il distacco sta scendendo quasi sui 5 secondi, anzi per la prima volta è sceso sotto i 5 secondi, e attenzione perché la lotta per il secondo posto sembra tutt'altro che chiusa.
Andiamo a vedere come andranno a concludere questo undicesimo passaggio. Non siamo ancora neanche a metà gara di questo sesto appuntamento del BMW Historic Championship su Project Cars 2, con 32-3 da parte di Billy Joe, 32-7 di Cree e 32-7 appena più lento di Cree Crick, che quindi mantiene stabile il suo distacco alla termine di questo giro numero 11. Mentre dietro Kuntra va in 34-4 il passaggio precedente, scende a 33-4, torna sul 33 medio di passo, alle sue spalle Sanna, il compagno di squadra, 33-9, niente male. Ex Dottor House 34-5 per 33-5 di Shigasaki, e comunque si conferma il terzo, quarto pilota più veloce in pista. Sì, a occhio, perché credo che il duello che si accenderà è proprio tra questi due, con Dottor House che fa molta più fatica. Shigasaki sembra fare molto più fatica quando incontra una vettura davanti a sé, perché quando è a pista libera va veramente forte. Vediamo un po' se riesce a liberarsi subito del suo diretto rivale, anche perché con il ritmo che ha la possibilità di lottare comunque con il ancora quinto. Adesso sta soffrendo ex Dottor House, un paio di sbavature sia all'uscita di curva 3 che all'uscita di curva 4. Shigasaki ora vicinissimo, occhio perché mamma come si balla. Si balla tantissimo, e anche andiamo a vedere in onboard camera per gustarci un po' l'azione in pista con Shigasaki, che è molto molto vicino a Dottor House, e occhio perché cominciano ad essere i punti più critici. Cavatappi, Reni e poi le ultime due curve. Lungo ex Dottor House leggermente, mentre riesce a tenerla un pochettino più cucita al corpo lo Shigasaki. Occhio perché Shiga chiude molto meglio, mentre andato un po' in crisi, non riuscendo a richiamare la vettura, la corda ancora ex Dottor House che va sulla ghiaia, ma no, non va in box, e allora va all'esterno Shigasaki, ma è davvero difficile perché lo spazio diventa poco, ed era poco, perché si toccano e Shigasaki deve ricominciare tutto da capo perché si ritrova dietro. Infatti diciamo che è stato bravissimo ex Dottor House a passa a stare all'interno della curva, anche se qua arriva lungo e quindi offre il fianco a Shigasaki, che però non mette il muso in difficoltà. Dottor House tantissimo, che... sì, soprattutto in inserimento curva, paga tantissimo. Ancora Shigasaki sta cercando di farsi vedere in tutti i modi. Attenzione, attenzione un attimo, perché è stato un altro errore di Cree, credo, perché sì, è salito a 20 secondi. È a 12 da Cree, che ora quindi è un pochettino più tranquillo, ma a sua volta ha perso tanto da Billy perché è salito quasi a 9 secondi il gap. Credo che la lotta per il secondo posto la vedo dura. Billy giù, penalità. Billy. Di solito sono piccole come penalità, sono un secondo, due secondi, però c'è. Dietro battaglia durissima ancora. Dottor House sta faticando tantissimo, sta faticando altrettanto... alle sue spalle Shigasaki a trovare un varco, perché non riesce a trovare il momento giusto. Forse l'aveva avuto nel giro precedente, ma attaccare all'esterno dell'ultima curva forse sarebbe convenuto preparare un'uscita per il tirino principale, per poi andare alla staccata Landretti. Sì, stacca forte più che altro Dottor House, stacca forte e fa un po' come la traiettoria B delle moto, no? Stacca fortissimo e si pianta a metà curva per poi uscire forte. Questo per Shigasaki può essere un problema, perché Shigasaki è sicuramente molto più scorrevole del suo rivale, però a un certo punto deve cominciare a rallentare, perché ovviamente gli viene in faccia il posteriore dell'altra BMW. Intanto davanti ancora 3 decimi guadagnati da Billy Joe nei confronti di Cree, 34.5 per 32.8. Sì, aveva fatto un errore Billy, anzi può essere più che errore due secondi aggiuntivi di penalità che è stato combinati dal gioco, e dietro invece il vero errore l'ha fatto Chris, che si estromette da solo per la lotta al secondo posto. Occhio Shigasaki però. Shigasaki ancora vicinissimo, va all'interno all'ultimo, prova a tirare la staccata, sportellata Qui... secondo me si è spostato all'ultimo cercando proprio una staccata esagerata, ma non c'era modo e spazio. Credo che il problema è proprio quello che abbiamo detto prima, Luca. Stacca molto forte Dottor House, stacca
molto più piano, ovviamente una traiettoria diversa, un modo diverso di fare le curve di Shigasaki. Quando però deve andare all'attacco, un po' come succede nelle categorie piccole delle moto, se uno è uno staccatore riesce a passare, se uno non è uno staccatore, quando cominciano ad esserci i duelli è molto più difficile. Molto più difficile proprio perché ci sono vetture appunto che hanno prestazioni identiche, quindi è tutta differenza di pilota e quindi ti trovi nella condizione in cui, attenzione, forse si apre un varco per Shigasaki. No, nonostante l'errore di ex Dottor House non riesce ad affiancarlo, forse, vediamo, forse, vediamo se in fondo l'Andretti riesce ad andare all'attacco, vediamo se protegge l'interno Dottor House, non a fondo di Shigasaki ancora una volta. Lunghissimo, io credo che ci sarà più di un battibecco. Continuano ancora con Shigasaki che si presenta all'interno di curva 3. Chiude Dottor House, senza complimenti dopo la sportellata precedente. Si riprende la posizione. Forse Shigasaki l'ha data un po' su, essendosi reso conto, perché insomma la sportellata all'Andretti era un po' esagerata. Sì, ma soprattutto Luca ancora dentro proprio... Shigasaki lo bombo. Ha rischiato di prenderlo nel posteriore girandolo. Ma qui è proprio due interpretazioni diverse di come fare la curva. Chi stacca più forte e chi va forte di percorrenza. Lungo! Alla fine innervosito, forse anche dai continui contatti, ex Dottor House va all'errore. Shigasaki passa e sta arrivando Mr. Cree. Sì, sta arrivando Misa Crisit che adesso va subito all'attacco di Dottor House, che potrebbe anche rientrare in box perché può darsi che può aver ricevuto qualche danno, perché i contatti comunque sono stati molto molto forti tra Shigasaki e Dottor House. Vediamo un po' la vettura se è tutta integra, sembrerebbe sì nella parte posteriore, vediamo un po' se si ferma e si imbocca i box. No, non è così, continua per la sua strada. Comunque, Luca, abbiamo visto un po' di sano sportello contro sportello, anche qualcosina di troppo. Giovannardi però... Bedlinger. Ecco, ci riporta i fastidi e delle grandissime battaglie anni 90. Intanto Billy Joe rimette subito le cose in chiaro davanti, perché segna un 32-2 alla conclusione del giro numero 16 di 29. Siamo ormai oltre la metà gara e davanti nessuno si è fermato, quindi credo che tra un po' arriverà la sosta un po' per tutti. Vedremo se saranno tutti sulla stessa onda. Credo, come abbiamo visto nella nostra prima gara di questo campionato, molti tendono a fare la sosta proprio agli ultimissimi giri. Sarà importante soprattutto quanto hanno consumato di benzina, perché è quello il fattore chiave. Ma gli stacchi sono veramente ampi, che non credo cambieranno molto durante gli esiti dei pit stop. Billy sta andando a mettere una serissima ipoteca su questo campionato, sta dominando in lungo e in largo, oltre 10 secondi il vantaggio nei confronti di Cree in seconda posizione, che sta facendo una gara tranquilla anche lui, 11 secondi di vantaggio nei confronti di Crick, che comunque può anche lui stare tranquillo visto che Kuntra a sua volta è lontano 10 secondi. Gruppo molto sgranato da questo punto di vista. Diciamo che la lotta intensa che c'era stata fra ex Dottor House e Shigasaki stava regalando linfa vitale, ma durante questa lotta Billy Joe invece ha dato uno strappo più che decisivo in questo momento. Ovviamente la gara non è ancora finita, siamo nel corso del 17° giro, ne mancano 12 e mezzo al termine, però insomma se la può prendere discretamente comoda. Crick, altro errore, o altro errore o combinata una sanzione in secondi, sì, di penalità, perché penalità. È passato a 38,4. Però non ha perso tantissimo da Billy Joe, quindi credo che si siano aggiunte anche penalità. Altra disconnessione dovrebbe essere Dottor House. Dottor sì. House, ai, non vorrei che invece, come dicevi tu in precedenza, ci siano stati dei danni nei confronti di Dottor House nella dura battaglia con Shigasaki. Sicuramente nell'eventualità ci sarà materiale per il dopogara. Sì, intanto... siamo entrati nel giro 18, Luca, e comunque abbiamo già passato la seconda parte di gara. Piloti molto ovviamente distanziati l'un dall'altro, però vedendo il passo c'è molta poca costanza dei vari piloti, segno che comunque ogni errore, attenzione, che vedo una macchina girata, non vorrei che fosse AM, sì. AM, che quindi viene anche doppiato ora. Era stato già doppiato, viene ora doppiato invece da Crick. AM in grande difficoltà.
Era sì, ottima qualifica, ma in gara in grande difficoltà. Probabilmente si... Vediamo sicuramente se riparte. Qualche danno sicuro è il pilota col numero 1. Intanto Shigasaki box potrebbe essere la prima sosta che vediamo dei piloti che non si sono fermati. Allora box per Shigasaki, arriva dalla sua crew, eccoli qua, vediamo se cambia le gomme oppure no. Cambio gomme, sì. No, non li cambia, quindi solo rabbocco di benzina e rabbocco rapido, fondo... credo, no, un po' lungo, quindi qualcosa Eccolo. C'era, riparte. Vediamo se più o meno anche gli altri andranno su un rabbocco, diciamo, rapido ma non rapidissimo. Nella nostra prima gara che avevamo commentato, nessuno aveva cambiato le gomme, avevano soltanto fatto rabbocco di carburante. Credo che più o meno la strategia dovrebbe essere simile tra i vari piloti. Questo conferma anche una gomma particolarmente duratura che può coprire senza problemi una trentina di passaggi. Billy Joe intanto va a concludere un altro passaggio, lo fa in 35,5, non vorrei sia arrivata un'altra penalità di un paio di secondi, perché in questo caso se sono arrivate due penalità da due secondi e Cree è a 9,5, significherebbe che Cree ora è a 4-5 secondi. Sì, potrebbe ritornare di nuovo in gioco, anche perché comunque deve stare attento a Billy Joe, perché è facile deconcentrarsi. Prima abbiamo visto che ha fatto un errore con i tempi alti e adesso l'ha rifatto sicuramente un altro. Non è facile tanto anche AM. Ritiro anche per AM, mentre torna subito a crescere il gap di Billy Joe, che riporta oltre i 10 secondi il suo vantaggio nei confronti di Cree. Poi Cree che abbiamo e tutti gli altri. Cree abbiamo inquadrato poco, ma comunque gara di sostanza, pochissimi errori, il passo non ce l'aveva nei confronti di Billy Joe e secondo me neanche di Crick, però sta massimizzando il risultato in maniera eccezionale. Billy Joe continua a 10 secondi e 3, vediamo se ho la sensazione che potrebbe tornare sul 32 anche in questo passaggio. Vediamo un po'. E anzi, io ti direi, Luca, quasi quasi di fare anche un giro on board per vedere un po' la guida di Billy Joe. Volume! Bello il bambù che canta, eh. Oh, bel rumorino. Ma non lo dite a Greta Thunberg. Cavata. Vanno molto interni, non lo prendono dentro all'ultimo, ma stanno molto interni. Come un po' stanche, eh? Beh sì, ci vede dalla guida. Bel giro comunque, bel giro on board, 32,5, non male. Continua a confermarsi sul 32, medio, a volte anche basso Billy Joe, mentre Cree alle sue spalle ora accusa 11 secondi netti di ritardo, ancora ingresso con la frenata sul posteriore, 33,1 di Cree che accusa 6 decimi. E attenzione invece a Shigasaki, dopo il rabbocco di benzina, primo giro 33,2, e quella battaglia col quinto posto con Sanna potrebbe essere comunque diciamo interessante. È vero che il distacco era abbastanza ampio, però se continua a cominciare a guadagnare così tanto potremmo vederli molto vicini a fine gara. Assolutamente sì, infatti Cricchi è ormai in una situazione abbastanza di stallo, sarebbe da capire, che non credo che abbia più di 2 secondi di penalità Cricchi, quindi in questo momento comunque con
9-10 secondi di vantaggio nei confronti di Kundra, è comunque tranquillo. Però è molto al limite, per quanto riguarda la guida, perché commette tanti errori, ed è un peccato perché la velocità era sicuramente da seconda posizione, però il pace è molto altalenante. Tra l'altro, sentendo nella paddock Billy Joe, lui in gara 1 praticamente ha detto: avevo una FIFA terribile, poi mi sono accorto che non avevo motivo di averla perché ero veloce e potevo fare tutto con molta più tranquillità. Insomma, quando è sceso in pista e ha capito che aveva il passo per stare comodamente a lottare con i primi, ha iniziato a evitare di prendersi troppi rischi. Sì, anche perché comunque se tu hai dei problemi ma vedi che vai comunque un secondo più forte, sai che hai un ampio margine di vantaggio, questo ti mette di per sé già tanta tranquillità e ti permette anche poi dopo di gestire la gara meglio in qualsiasi punto ti trovi in tracciato. Sì, intanto direi che davanti si sta andando verso una sosta per tutti nelle ultimissime fasi di gara, visto che abbiamo iniziato il giro numero 22, sui 29 totali ne mancano 7 al termine, e Kundra è a 9 secondi da Kri. 9 secondi, e occhio perché comunque se sbagli il pit stop, ed era già successo in gara 1, sì, se ti ricordi Luca, rischi comunque di poter perdere 10 secondi al pit se sbagli il rabbocco di carburante, se ne metti un pelo di più, un pelo di meno, ovviamente lì sono secondi che perdi, e comunque stare vicino al pilota che ti è davanti può essere un motivo di interesse, no? Di cercare di comunque poter acchiappare un risultato migliore di quanto si sta ottenendo. Dietro invece vedo che Sanna gira in 35.9. Aspetterei il giro di Shigasaki che sta arrivando, perché lo sto vedendo che da 3-4 giri guadagna secondi su secondi, e occhio perché secondo me Shigasaki comunque le abilità di arrivare in top 5 ce le potrebbe avere, anche se adesso ha perso, forse anche tanto. Penalità, ah sì, 38.9. Oh, Billy Joe, mamma mia. No, è stato doppiato. Ecco perché ha rallentato. È stato doppiato da Billy Joe. Che però dovrà ancora fermarsi. Quindi strategicamente questo non va a favore di Shigasaki, perché si ha dovuto rallentare per un pilota che fra pochi giri si fermerà e tornerà dietro. Sì, diciamo che per la sua gara non va bene. Però onestamente è un gran peccato per lui, perché secondo me il quarto posto di Kundra era la sua portata vedendo i tempi, ma come per lo stesso Crick il pace è stato molto altalenante, e in queste gare qua, soprattutto con questi veicoli qua, ce lo dimostrano Billy, ce lo dimostra Crick, ce lo dimostra anche Kundra, il fatto di essere il più costante possibile giova parecchio alla fine della gara. Assolutamente sì. Giro numero 23 di 29, Billy Joe al comando, che ricordiamolo, con questa classifica si andrebbe a giudicare ufficialmente la vittoria finale del campionato piloti, e metterebbe una piccola ipoteca, che però non è assolutamente diciamo vincolante ai fini dell'ultima gara, anche sul campionato costruttori, perché guadagnerebbe qualcosina. Shigasaki però è comunque settimo, quindi no, in teoria potrebbe, devo rifare i conti, perché dovrebbe essere Luca, se non è male, allora dovrebbe essere 3 punti a vantaggio della squadra di Kri e Shigasaki, perché con il secondo posto, il settimo posto, le 20 punti del secondo posto e i 9 punti del settimo posto sono 29 punti contro i 27 di Billy Joe, sì, che si sta assicurando pole, vittoria e ovviamente anche giro più veloce. E gara in testa dall'inizio alla fine. Sì. Quindi un gran chelem in arrivo per Billy Joe, che andrebbe con questa vittoria a conquistare la quinta vittoria in 6 gare, e lo ricordiamo, ha lasciato solo un secondo posto 7 giorni fa con la vittoria che ha arrisa proprio al suo principale rivale in classifica piloti, ovvero Kri, che in questo momento segue in seconda posizione, ma segue sempre più da lontano
con il distacco che ora è di 12 secondi e mezzo. 12 secondi e mezzo, mentre Kuntra sembra avvicinarsi a Chris, perché si è riportato 8 secondi, e ricordiamo che Chris comunque ha una penalità, non sappiamo bene se 1 o 2 secondi, ma occhio perché se si avvicina ancora di più il pilota numero 33 potrebbe anche pensare ad agguantare un podio che sembrava un po' disperato. Crick, ultimo giro, 33,7 per 33,1 di Kuntra, che gli ha rosicchiato mezzo secondo abbondante. Vediamo se il trend continua. Billy Joe davanti intanto va a iniziare il giro 25, 33,0 per 32,8 di Krieg, che per una volta è un po' più veloce, ma insomma... Che... Guarda Shigasaki con la lepre davanti, ha fatto 32,4, eh. Eh sì, 32,4. Krieg 34,5, Kuntra, attenzione, perché... 32,9! 32,9, rosicchia... Un secondo e sei in questo passaggio nei confronti di Krieg. Fanno 2 secondi e 1 in due giri. E ora è lontano 6 secondi e 8, senza dimenticare la penalità di Krieg, anzi. Sì, attenzione, perché questa potrebbe essere una battaglia interessante. Ovviamente, come detto, appena vedi lo spiraglio che puoi andare a contare il pilota davanti a te, poi dopo è come la carota, no? Comincia ad andare più veloce e non sai neanche come... Che rischio, Krieg! Dove si era girato i primi giri? Sì. Continua qualche problema e vediamo. 7 secondi netti. Vantaggio nei confronti di Kuntra. Vediamo il prossimo passaggio. Ha sicuramente perso qualcosa lì, perché comunque il sovrasterzo di potenza c'è stato. Kuntra lo vede nei lunghi rettilinei, ovviamente. Anche se qua lunghi rettilinei, ecco, non è che ne c'è stato. Lo stavo per dire. Intanto davanti Billy Joe 32-1 per 33-0 di Kree. Credo che si fermeranno proprio gli ultimissimi giri un po' tutti quanti. Vediamo intanto il riferimento cronometrico di Krieg. 34-1. 34,1 è alto, Kuntra, vediamo, 34,0, non un gran giro, vista la sbavatura di Krieg, un giro migliore di Kuntra gli avrebbe permesso un ulteriore grande guadagno. Sì, e soprattutto la sbavatura è stata importante, quindi significa che Kuntra non è riuscito quantomeno a guadagnare quel mezzo secondo che fa tutto brodo in questi ultimi giri. Ricordiamo che il pit stop sarà determinante. Io vedo Krieg comunque che ha difficoltà con le gomme, sì. Rema tantissimo. Guarda, sarei curioso di vederlo on board, infatti eccola qua puntualmente, perché io lo sto vedendo remare tantissimo. Vediamo, perché io infatti sto vedendo anche io che è spesso in controsterzo. Mamma che rischio. Pit davanti, box davanti. Andiamo subito a pescarlo, eccolo qua. Ovviamente non cambia le gomme, piccolo rabocco di benzina, anche lui parte subito. E è box anche per Chris, quindi si marcano i due principali rivali. Vediamo se arriva la sosta anche dietro per Krieg e Kuntra. Mamma mia come rema Krieg, che continua Krieg. E questo potrebbe essere uno spiraglio per Kuntra, quantomeno di rientrare in box e cercare di fare qualcosa di diverso. No. Continua anche lui. Esce Billy Joe tranquillamente davanti. Conferma la possibilità di chiudere il Grand Slam con la pole, giro più veloce, vittoria e gara in testa dall'inizio alla fine. Occhio, perché con il non fermarsi Chris sta rischiando di uscire alle spalle di Kuntra. Più che altro Kuntra sta rischiando di andare in duello con Chris, e per il terzo posto che sta giocando potrebbe essere veramente fatale questa cosa. Adesso vediamo dietro. Se le gomme usate di Kree riusciranno a mettere subito in temperatura, perché deve cercare quantomeno, in speranza ovviamente di Kuntra, di andarsene via, di non creare il duello. Sembra di sì, infatti Kree già si sta leggermente allungando e non dà fastidio al pilota, il suo inseguitore. Ancora 34,1 di Krieg per 34,0 di Kuntra, quasi al millesimo. Kuntra che adesso può usare la scia comunque di Kree.
quel poco di scia che magari sul rettilineo può beneficiarne. Crick, ora sarebbe da capire magari chi dei due ha un carico di benzina un po' superiore, quindi magari non rabocca. Ah sì, può essere anche quello. Sono secondi importanti. Oh mamma mia. Credo che rientrano adesso. No. Aspettano l'ultimo giro. Contra, vediamo se va dentro. No, aspettano entrambi l'ultimo giro. Credo che a questo punto la vedo difficile per Contra fare qualcosa ai box. Dovrebbe veramente sbagliare Crick per perdere la posizione nel podio. In questo momento Crick 33,9 e Contra invece sale a 34,7. Tre giri non particolarmente brillanti di Contra. Sanna dentro al penultimo. Anzi, al terzo ultimo giro. E invece Mr. Crisit credo che avesse fatto il pit stop all'inizio gara e quindi lui continua. E occhio perché se vale i 20-30 secondi, attenzione a Mr. Crisit, perché potrebbe essere vicino a Contra. Vediamo Sanna, 46 dalla vetta. Niente cambio gomme, riparte subito. E vediamo nel duello con Shigasaki che sta arrivando. Non sono molto distanti per la personale lotta, ma dovrebbe rimanere davanti Sanna, Luca, credo. Credo di sì. Vediamo se compare Shigasaki. Non ancora. Sanna sta arrivando alla corsia di box all'interno, che ovviamente deve fare molto piano, ma Shigasaki arriva solo ora alla staccata dell'Andretti. Esce e via passa, Sanna, e solo ora compare la sagoma di Shigasaki. E Crick ora quindi box. È per forza, se i calcoli sono giusti. E infatti credo a questo punto lo seguirà anche Contra. La sorpresa sarebbe se uno dei due ha meno benzina dell'altro. Andiamo subito a vedere. Lotta per il podio. Piccolo brabocco di Crick, è già ripartito. È andata Contra, vediamo anche lui. E sì, parte anche lui, sì. Sosta lampo per entrambi, splash and go. Ah, guarda che giro veloce comunque che ha fatto Crick. Ha cercato il punto del giro veloce, 31,7. Non ricordo se Billy era sceso sotto il 31,7. Sì, mi sembra di sì. Il primo giro sembrava 31,5, se non erro. E allora davanti Billy va a iniziare l'ultimo giro. Rahil! Poi la staccata per la curva più famosa in tutto il mondo, Corkscrew, il calatappi. Poi la Rainy in discesa, aprire il gas per l'ultima volta, sempre in discesa, curva 10. E l'ultima, il tornantino, curva 11. Con Billy Joe che va sul gas, pedal to the metal, per l'ultima volta festeggia Billy Joe col motore a tutto spiano. Billy Joe vince a Laguna Seca e vince, si consacra anche nel BMW M3 Historic Championship su Project Cars. Una vittoria schiacciante con Cree, il suo più acerrimo, se possiamo chiamarlo, rivale di questa stagione, che si vede costretto a chiudere in seconda posizione, oggettivamente impotente. Sì, oggettivamente non c'è stato nulla da fare. Terzo Crick, che alla fine ha difeso il suo posto nel podio e va a conquistare il podio di questa gara di Laguna Seca. Quarto Contra, che vede nei suoi specchietti Mr. Crisit, che non era molto lontano come dicevamo durante la lotta, e stava per pregare il quarto posto di Contra. Quindi quarto Contra e quinto Mr. Crisit, e dietro vedono un duello incredibile per l'ultimo posto, ovviamente dai piloti arrivati. Attenzione Sanna e Shigasaki, con Shigasaki che è arrivato, attenzione. Ci prova. Troppo disperata. Vediamo se prepara l'uscita. Ha preparato l'uscita, ma l'ha preparata troppo, perché alla fine va verso l'interno a dare un bacio al muro. E allora Sanna chiude in sesta posizione. Settimo invece chiude Shigasaki per andare a concludere questa gara qui a Laguna Seca.
Jacopo, Billy Joe si porta a casa un campionato comunque meritato, manca ancora una gara, ne ha vinte 5 su 6, dove non ha vinto è arrivato secondo 7 giorni fa, insomma c'è poco da dire, si è trovato subito bene su questo gioco, all'interno di questo campionato e soprattutto con queste auto che da guidare sono molto differenti da quelle che Billy ha guidato per anni su Formula 1. Sì, il pilota Luca nettamente più forte della categoria, lo dimostra i risultati conseguiti, 5 vittorie su 6 gare e un secondo posto, questo denota praticamente la potenza che ha dimostrato Billy Joe, però secondo me non fa figurare Crick, secondo me come suo rivale è stato veramente degno e non è mai stato troppo lontano, e diciamo che in un campionato nella quale la precisione di guida e l'amministrazione del passo gara era molto importante, il più costante ovviamente regna e Billy Joe l'ha dimostrato ampiamente. Occhio però, perché secondo me l'ultima gara, comunque, anche se il campionato piloti è stato segnato, il campionato costruttori è bello vivo che mai, e comunque può anche ambire ovviamente alla vittoria di Imola, sperando in un patatrack del team formato da Kriya Shigasaki, che in questo momento, risultati alla mano, dovrebbero avere circa 2 punti di vantaggio e quindi lotta apertissima nel nostro circuito di casa di Imola. Circuito di casa di Imola che vedrà appunto di scena l'ultima gara del campionato, che sarà anche l'unica gara endurance, una gara che durerà circa 1 ora e 20 a confronto dei circa 50 minuti degli altri 6 appuntamenti, questo compreso, 45 minuti 22 secondi 388 millesimi il tempo di gara. Giro veloce, lo ricordavo bene, un primo 31 412 millesimi per Billy Joe, che precede prima Crick e poi Cree, perché 31,6 di Crick per 31,787 di Cree, che negli ultimi giri ha provato a dare uno strappo ma non sufficiente. Siamo quindi davvero in dirittura d'arrivo. Io come sempre vado a ringraziare Jacopo, che è stato qui con me in cabina di commento, perché ci ha fatto compagnia in questa gara, perché no, magari appuntamento la settimana prossima, anche perché il back to back non è solo per la Formula 1 Spagna Monte Carlo, è anche per noi con Laguna Seca Imola, quindi ci facciamo il preambolo. Tra l'altro segnaliamo che Imola ci sarà il ciclo giorno notte, molto molto spettacolare, e occhio perché ci potrebbero essere sorprese nella notte di Imola. Assolutamente sì, molto interessante. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, mentre Milenio 82 comunque vada, Shigasaki fa sempre sognare. ho provato, sì, sicuramente bisogna dirlo chiaramente, oggi ci ha fatto divertire Shigasaki. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, allora appuntamento sempre qui sui canali di Formula Italian Team con le prossime competizioni, senza dimenticare che ovviamente l'ultimo appuntamento di Project Cars 2 è qui su Formula Italian Team tra 7 giorni. Grazie Jacopo, grazie a tutti, buonanotte. Notte.